All'interno del corso di tecniche della doratura a guazzo, che si terrà alla Ca' Foscari Summer School, verrà affrontato proprio il tema della doratura a guazzo, sia dal punto di vista teorico, quindi quali sono i materiali impiegati in questa tecnica, dall'adesivo che è costituito da leganti animali, ai materiali come le foglie metalliche che vengono applicate e tutti gli attrezzi che servono alla finitura di queste superfici decorate. Cercheremo poi di fare un'ulteriore decorazione sopra la superficie dorata, come potrebbe essere quella appunto della bulinatura, dell'incisione, o anche il graffito che vede la stesura di un pigmento legato con un legante animale sopra la superficie dorata che viene poi graffiato per far affiorare la foglia metallica. Questa tecnica è stata largamente usata fin dal Medioevo e non solo su dipinti su tavola, ma anche su molti arredi liturgici. Anche su grandi superfici di altari e anche di suppellettili di vario genere, non solo liturgiche, ma anche di arredo civile.